Dove le Alpi disegnano un solido arco verdeggiante, Meana di Susa si dispiega punteggiando il territorio con le sue caratteristiche borgate. Il comune di Meana di Susa si trova in provincia di Torino, le famose valli olimpiche che hanno ospitato le Olimpiadi del 2006. Il mio comune è formato praticamente da 21 borgate, ma ogni borgata ha proprio un suo nucleo storico. La vallata racchiude molte testimonianze del passato. Se il territorio di Bassa Meana ospitò, nel secondo secolo d.C., una necropoli legata all'abitato della Segusium romana, le comunità religiose legate a Santa Maria e a San Costanzo, martire della Legione Tebea, sono citate in epoche molto remote. Nel testamento di Abbone del 739 noi troviamo già un riferimento alla chiesa di Santa Maria. Nel 1226, il 16 febbraio, il vescovo di Torino, Giacomo, ha lasciato, ecco, tra gli scritti il fatto che la nostra chiesa di Santa Maria e la chiesa di San Costanzo appartenevano alla prevostura di Ulx. L'attuale chiesa, dedicata a Santa Maria Assunta, risale al XVIII secolo e conserva il campanile romanico appartenente alla costruzione preesistente. Esisteva già una chiesa romanica, la chiesa romanica venne sostituita con la chiesa attuale che secondo gli scritti, la tradizione, è stata progettata dall'architetto Giovanni Tommaso Prunotto da Guarene. La chiesa, a croce latina, ospita la statua processionale di San Costanzo, venerato assieme a Sant'Agostino. Inquadrando la pala d'altare è quella scritta che ci ricorda dal profeta Isaia, al capitolo 32, che il Signore ci ha donato in questo luogo, ma in ogni angolo della terra, un luogo di pace, una casa in serenità e soprattutto il saperlo ringraziare di tutti i doni che ogni giorno ci elargisce. L'esperienza della fede tra queste montagne non si esaurisce all'interno della chiesa parrocchiale. Ogni borgata, infatti, accoglie chiese e cappelline, simbolo di un'identità radicata. La più antica si trova in Borgata Cantalupo ed è dedicata all'Immacolata Concezione. La facciata a capanna è arricchita da affreschi ottocenteschi. In località Sarette troviamo una delle attestazioni più nobili presenti nel comprensorio. Si tratta di una pregevole bifora in pietra lavorata. Il capitello è costituito da una testina abbozzata, mentre al centro dell'architrave sono scolpiti uno scudo savoiardo e un giglio di Francia. Se la deliziosa chiesa evangelica spicca bianca con il suo campanile sulla borgata di Corbolei, la frazione Combe ospita un monumento che ci riporta indietro nel tempo. Su un dosso roccioso si eleva un'antica torre di guardia. Nelle Assiere, il borgo più alto, si conservano alcune strutture caratteristiche, un lavatoio e un forno, recentemente restaurati. Quello che un tempo fu un antico convento mostra ancora al di sopra dell'ampio ingresso un grande dipinto di fattura ottocentesca che rappresenta l'Arcangelo Michele. A lui è dedicata la cappella che domina la borgata, raggiungibile grazie ad uno dei molti sentieri che si irradiano nel comprensorio. Adesso siamo sul sentiero numero 527, censito dalla Regione Piemonte, ed è conosciuto su tutti gli itinerari classici della zona. Un sentiero che parte da Susa attraversa tutte le borgate di Meana e disegna uno degli itinerari più celebri tra i molti gestiti dal CAI e dalla comunità montana. Altri sentieri, c'è il grosso collegamento di valle che attraversa tutta la valle in senso longitudinale sulla destra orografica della Dora e parte praticamente dal Mogineuro e arriva fino alla chiusa di San Michele con il sentiero dei Franchi, il GTA, che è la grande traversata alpina, e poi c'è anche il sentiero alpino. Questi sono i tre sentieri che attraversano le Assiere e Meana in generale.
Questi monti, oggi appannaggio di viaggiatori e turisti, 70 anni fa furono teatro delle aspre lotte della guerra di resistenza. Meana fu uno dei primi comuni dove nacque la resistenza. A Meana operava la 35esima compagnia Stellina, che era una formazione autonoma alla guida di Aldo Laghi, che era il nome di battaglia di Giulio Bolaffi, il famoso filatelico. Per onorare i caduti, i partigiani meanesi si sono impegnati nella costruzione della memoria. Un'eredità tramandata alle giovani generazioni grazie a incontri ed eventi. Negli anni 70 fu poi eretto dai partigiani un monumento in località Sacro Cuore a ricordo di questi tristi avvenimenti, che ancora oggi viene omaggiato ogni anno con una manifestazione a cura del comune. La strada principale, Colle delle Finestre, che si collega al sentiero che porta al belvedere del Sacro Cuore, sale fino a 2173 metri sul livello del mare e ha visto passare per ben 4 volte l'ultima tappa del Giro d'Italia negli anni 2005, 2011, 2015 e 2018. La statua del Sacro Cuore di Gesù, voluta dal vescovo Monsignor Umberto Ugliengo nel 1943, raccoglie il desiderio di tutti i valsusini di ringraziare il Sacro Cuore perché la valle era stata preservata dai grandi bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il 6 giugno del 1948 il vescovo consacra solennemente questa statua, che diventa monito di pace e anche segno dell'abbraccio del Signore verso tutti coloro che elevano a Lui lo sguardo. Le molte passeggiate di Meana diventano cammini di fede se la mente del viaggiatore si apre all'ascolto e all'incontro. Qualunque luogo del nostro paese dove possiamo fermarci oppure passeggiare è un luogo di meditazione. Certamente i luoghi di devozione sono tanti, le cappelline, i piloni anche, ma soprattutto elevare il nostro sguardo al cielo è già un ringraziare il Signore di tutti i doni. Se Meana di Susa è il luogo di villeggiatura sin dal secolo scorso, ospitò tra gli altri anche Benedetto Croce, oggi attrae un numero sempre maggiore di appassionati viaggiatori. Gli ottimi collegamenti, inoltre, consentono di raggiungere Torino in appena 30 minuti. A Meana di Susa si vive molto bene, respiriamo aria pulita, mangiamo prodotti sani del nostro territorio. Possiamo dire che in questi ultimi anni c'è stata una riscoperta, tante persone stanno ritornando, acquistano le seconde case e ne fanno diventare prima residenza di abitazione. Ultimo, ma non ultimo, giunge l'importante capitolo dedicato alla cucina tradizionale. Il piatto più noto è la polenta, che ben si associa ai gusti genuini ed energetici della cucina montana. La polenta è fatta con farina di mais, farina di antichi mais piemontesi, veniva accompagnata con carni, il fricandò ad esempio, o con il merluzzo. Qui abbiamo al cruzette. Il cruzette è una minestra fatta con una parte di farina di mais e una parte di farina bianca cotta nel latte ed era un ottimo piatto della cena. Seguono la minestra di latte e castagne, la torta di grissini e gli agnolotti di carne, che nella variante di Meana sono arricchiti con un acino di uva passa. Oltre che nella produzione di miele, marmellate e tome, la cucina locale si esercita anche nell'ampio utilizzo di erbe di campo. Se nel bicchiere si assaporano i vini dell'azienda Pelissero, i molti dolci della tradizione chiudono in bellezza il nostro viaggio a Meana di Susa.